Ecco il nostro spione. Puoi seguirlo, Red? Sì, se questa corrente si mantiene ce la faremo. Seguilo mentre io scatto alcune fotografie. Chiunque stia pilotando quell'uccello riuscirà a raggiungere altezze molto elevate. Ha già superato i 20.000 metri. Red, chiediamo alla forza aerea di seguirlo con il loro radar. Volo silenzioso 1 a Boron Radar. Qui Boron Radar, passo. Volo silenzioso, abbiamo individuato la spia ma non possiamo seguirlo. Potete farlo voi? Aspettate, volo silenzioso 1. Volo silenzioso 1, abbiamo contatto negativo. Perché il radar non lo capta? Perché l'aliante è di legno o di fibra di vetro e non riflette i segnali del radar. Siamo alla massima altezza, torniamo indietro. Se non altro ho scattato alcune foto. Ecco i ragazzi che arrivano. Allora, com'è andata? Abbiamo delle foto, papà, ma la spia ci ha seminati. Sì, quell'aliante spia è andato su veloce come un razzo. Voglio vedere subito queste fotografie. Su, ragazzi, venite con me. Skyhawks. Skyhawks, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyhawks. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della Seconda Guerra Mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyhawks. I falchi del cielo. Ciao Maggie, ciao Joe. Come si andava oggi? Ah, meravigliosamente, le correnti erano veramente molto forti. Voglio imparare anch'io, quando è che mi insegni? Oh sì, sicuro, facciamo la settimana prossima. Io credo che Maggie possa iniziare domani. Oh, come eccitante, ci vediamo domattina, ciao. Sì, ciao Maggie. Ma di un po', tu credi che io sia già in grado di insegnarle? Sarà una buona copertura per l'operazione Volo Silenzioso. Vieni, ora andiamo a sviluppare il film. Il PIC vuole quelle foto al più presto. Ecco spiegato come hanno fatto le spie ad intercettare i messaggi del PIC, quel loro aliante pieno di dispositivi radio. Quindi il nostro lavoro è scoprire da dove vengono gli alianti spia. Esattamente, domani inizieremo i voli di perlustrazione. Se riusciremo a raggiungere la loro stessa altezza, potremo prenderli. È davvero eccitante. Pensano i due lassù da soli. Sì, certo, è eccitante. Portate con voi delle bombole di ossigeno, ne avrete bisogno. Papà ci sta portando a quota 8.000. Preparati a sganciare il cavo di rimorchio. Sì, signore. 8.000, sgancia. Stiamo salendo. Non siamo troppo vicini alle montagne. È proprio vicino alle montagne che ci si alza di più. Presto saremo sopra le cime. Cosa stai cercando, Steve? Oh, stavo solo guardando. Ah, eccolo. Chi è? Ah, un amico. Volo silenzioso a Skyhawks. Qui Skyhawks, passo. Io ho un alto volatile, passo. Siamo sulla rotta, vedi se riesci a mantenere la sua altezza, chiudo.
Che cosa significa tutto questo? Niente, è soltanto un controllo. Adesso facciamo una gara con quei tipi là. Una gara? Sì, una specie di gioco tra piloti di alleati per vedere chi riesce ad alzarsi di più. È ora dell'ossigeno. Steve, guarda, le ali si stanno ghiacciando. Sì, lo so. Sembra che quel tipo stia vincendo questa volta. È ora di scendere. Steve, guarda, dove sta andando? Sta andando giù, e anche in fretta. Potrebbe essersi ghiacciato troppo in quelle nuvole. Lo seguo. Volo silenzioso a Skyhawks. Qui Skyhawks, passo. L'alto volatile sta scendendo in picchiata, forse a terra. Qual è la tua posizione? Siamo proprio sopra il monte Whitman. Non perderli di vista, presto saremo da voi. Passo e chiudo. Se Steve trova questa base, li prenderemo di sicuro. È sparito tra quelle cime. Resisti, Maggie, li stiamo seguendo. Ora puoi toglierti la maschera di ossigeno. Grazie a Dio. E adesso cosa succederà? Te lo dirò più tardi. Prima dobbiamo trovare quel ficcanaso. È scomparso. Steve, andiamocene di qui, ti prego. Deve essere là sotto. Eccolo, l'unico posto in cui poteva atterrare. Volo silenzioso a Skyhawks, volo silenzioso a Skyhawks. Qui Skyhawks, passo. Il nostro uccello si è appollaiato. È sceso sull'altro lato della cima Whitman, in una valle profonda, passo. Ottimo lavoro, ora andatevene. Se posso, qui non ci sono correnti e perdo quota. Questo significa che stiamo per atterrare in questo posto? Non c'è altra scelta, non preoccuparti, Maggie. Portiamo dentro l'aliante. Allora è qui che si nascondono le spie. Avranno visto il nostro aliante. Dobbiamo nasconderci fino all'arrivo di papà. Andiamo, Maggie. È qui sotto, da qualche parte. C'è una piccola radura, ma non ci sono alianti. Ehi, vedo qualcosa. Facciamo un altro giro. Zio Cap, ci sono tracce di alianti. Questo significa che sono scesi laggiù. Maggie, presto, dammi il tuo specchio. Vedo qualcosa di lucente. È un segnale di Steve. Siamo al sicuro. La base delle spie è qui. Mandate aiuti. Venite in silenzio. Chiameremo i ragazzi del governo. Se ritorniamo qui all'alba, potremo prenderli di sorpresa. Check up. Se sentono arrivare un elicottero, fuggiranno. Non potranno sentirci, verremo con l'aliante. Papà arriverà presto con gli aiuti. Fammi vedere se le spie sono ancora in giro. Ma cosa stanno facendo? Attaccano all'ala un motore supplementare. È un piccolo motore a reazione. Con quello potranno decollare facilmente. Guarda, Maggie. Rimorchiano un grosso aliante. Deve essere papà. Bene, Red, sgancia il cavo. Stanno arrivando, avviciniamoci. Sono in quella caverna, prendeteli di là. Ora potete dirmi che cosa sta succedendo? Guarda, Zio Cap, le nostre spie sono sistemate. Non completamente, uno di loro sta scappando e corre verso l'aliante. Oh. Preso! Sono state molto gentili quelle spie a fissare il motore a reazione sul nostro aliante. Sei sicuro che con quei congegni si possa uscire di qui? Assolutamente, quelle spie devono averlo fatto molte volte. Ora, per favore, mi volete spiegare che cosa è successo? Se prometti di mantenere il segreto, Steve te lo dirà mentre sarete in volo. Io? Volare di nuovo in quella cosa? No, grazie. Io me ne torno a piedi. Papà, è meglio se glielo dici tu. Maggie non mi crederebbe mai. Vi sfido tutti fino al campo degli alianti.